Ciao ragazze, eccoci in un nuovo video sul nostro secondo canale YouTube. Carly Tennis. Ok, oggi voglio preparare un pranzo fresco, freddo, in alternativa alla solita insalata di riso o all'insalata di pasta, insomma. Ho preparato il couscous integrale e ora lo condirò con un sacco di cose sfiziose per avere un pranzo light, leggero, fit, che insomma ti sazia ma non ti fa ingrassare. Quindi metterò sia vitamine che proteine, oltre ai carboidrati che sono il couscous integrale. Ok, non mi inquadro perché sono ancora in pigiama, mi faccio veramente schifo. Prima di tutto io nel couscous metto sempre i ceci, questi ceci qui. Ottimi perché, a parte che contengono sempre i carboidrati, però contengono anche le proteine vegetali. I fagiolini, io li adoro, i fagiolini d'estate sono una verdura sfiziosissima. Io li faccio piccoli piccoli piccoli, sono ossessionata, tutte le cose che vedete in questa ricetta saranno tagliate piccole piccole piccole. Ok, metto il couscous, penso di aver buttato troppo couscous. Ok, poi metto un po' di questa mozzarella light comprata al supermercato. Voi potete mettere anche qualsiasi formaggio light, insomma, che più vi piace, ovviamente tagliato sempre piccolo piccolo. Ecco qui, guardate la precisione con cui butto tutto fuori dalla insalatiera. La montagna aumenta sempre di più. Ecco qui i pomodorini tagliati, per me l'essenziale in qualsiasi pranzo fresco devono esserci i pomodorini. Fanno un bel sugo, poi sono rinfrescanti. Poi infine mettiamo il classico tonno. Fino ad ora è una ricetta vegetariana, quindi va bene, insomma, anche per le persone che non vogliono mangiare prodotti animali. Mi rendo conto che ho esagerato con le dosi, come al solito. Ok, mangeremo per 2-3 giorni questo couscous fantastico. Yeah! Olio extravergine d'oliva crudo. Io ne metto prima un po' sopra ora e poi dopo giro ne metto altro. Poi sale e pepe. E infine i miei due ingredienti speciali che devono esserci sempre nei pranzi freschi. Il limone, tanto limone. Lo so, con i pomodori non c'entra molto, ma io adoro il limone e ne metto sempre un litro. E infine, oltre al limone, io sono ossessionata dalla salsa di soia, quindi metterò anche un po' di salsa di soia e il gioco è fatto. Ora inizio un po' a girare tutto. Ah no, dimenticavo, anche un po' di basilico. Basilico è il gioco fatto. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta di questo pranzo fresco light, un'alternativa alla solita insalata di riso. Se vi è piaciuto mettetemi un like e vi mando un bacio grande. Ciao!